Francesco Monte dopo il confronto con Cecilia prende un'importante decisione. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, il confronto che è stato ed è durato 5 ore. È ufficialmente finita la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Dopo il confronto al Grande Fratello VIP, i due si sono rivisti a Milano, a casa della sorella di Belen. Come fa sapere il settimanale Chi, hanno parlato per ben 5 ore e poi l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l'abitazione con i suoi effetti personali. È stato dunque paparazzato con una valigia in compagnia di un amico, venuto in suo soccorso dopo l'incontro con l'Argentina. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Monte è ancora innamorato di Cecu ma ha preso un'importante decisione, quella di non parlare più di lei. Il tarantino sta soffrendo ancora molto e, nonostante le tante serate in giro per l'Italia, non vuole rilasciare ulteriori dichiarazioni su questa lunga relazione naufragata nel reality show di Canale 5. Monte e Cecilia si sono lasciati dopo 4 anni insieme. Non ha più voglia di parlare di questa vicenda Francesco Monte, ce lo dice al telefono con il solito garbo, ma anche con una certa fermezza si legge sul giornale edito da Mondadori. Insomma, il messaggio è chiaro, l'ex fidanzato di Teresanna Pugliese vuole andare avanti e non limitare la sua esistenza a Cecilia Rodriguez. Del resto quest'ultima è già andata avanti, il rapporto con Ignazio Moser è stato ufficializzato. Appena il ciclista è uscito dalla casa del Grande Fratello i due si sono concessi un selfie bollente a letto. Se qualche telespettatore è ancora scettico riguardo la natura e la durata di questo legame, i diretti interessati si professano già innamorati. Con buona pace di Francesco che prova ancora un sentimento forte nei confronti dell'Argentina. Perché, come dichiarato a una fan sui social network, l'amore non si può cancellare in così poco tempo. Francesco non vuole più parlare dell'ex Cecilia Rodriguez? Se un sentimento come l'amore è vero, torto o non torto subito, tradimento o non tradimento, non lo elimini in 5 minuti come se fosse un'app. Ci vuole tempo e puoi solo soffocarlo e forse per capire dovreste innamorarvi veramente, ha spiegato il Pugliese su Instagram.